possiamo anche scherzare, ma Sanremo è Sanremo, come Sanremo. Dice qualcuno, no? Sanremo è Sanremo, certo. E non solo Sanremo, cioè, sai, se scoppia una guerra, come purtroppo è successo spesso in questi, poi tu per sapere come vanno le cose guardi la televisione. Benvenuti alla puntata numero 13, penso me l'ha detto Jack, 13. Se sbaglio, colpa sua, di Cafone Podcast, nonché il primo tentativo di puntata aperta al pubblico. Oggi abbiamo con noi il professor Giorgio Simonelli. E quindi direi applauso. Applauso, certo. Grazie. Di solito dopo, no, si decide se vale la pena. Ma no. Esatto, dopo non si sa mai, quindi uno ce lo prendiamo sicuro. Ma è sulla fiducia questo. Quindi professore, scrittore, esperto di media comunicazioni, docente all'Università Cattolica di Milano. Un tempo. Ora Università di Genova. Perfetto, quindi a casa di Jack. Eccoci qua. E ti farei iniziare con la domanda di rito del podcast. Allora professore, noi abbiamo questa domanda che si scosta completamente da tutto di quello di cui parleremo, ma la domanda di rito del nostro podcast è: secondo lei, secondo te, sì, ci diamo del tu. Ci diamo del tu. Secondo te, nella vita è giusto essere cafoni? No, non c'è nessun motivo per essere cafoni. Non c'è nessun. Cioè, cafoni nel senso di maleducati, non nel senso di contadini originari. No, non nel senso esatto. Nel senso... No, no, proprio non c'è nessun motivo per essere cafoni. Non capisco perché. Non capisco perché uno dovrebbe essere cafone. Perché... La nostra concezione di cafone si intende un po' come farsi valere un po' più del solito in determinate situazioni, quando ci si sente magari un po' sopraffatti da. Beh, questa è un'altra cosa. Cioè, l'è mai capitato di dover essere un po' più cafone del solito? Sì, qualche volta nella vita si succede, che perché c'è proprio te la tirano fuori, ecco, proprio quando vedi che proprio la gente non vuol capire, e allora vabbè. Ma quello non è essere cafoni, però essere persone che vogliono ristabilire i giusti rapporti. Ecco. Esatto, farsi un po' più valere magari in determinate situazioni. Sì. Quell'accezione lì sì. E oggi l'idea, abbiamo diciamo il piacere di avere il professore, quindi sfrutteremo questa opportunità per parlare di un tema che è poi torniamo sui cafoni. Poi torniamo sul cafone perché volentieri. Ti vengono in mente qualche episodio, qualche lite televisiva? Sì, come... sì, ecco, questa sì. Se dopo le, quando... Perché qualcuno dice che le lite sono finte, a volte sono vere. Sono vere di brutto. Cioè, si litiga davvero. Allora, sì, in mezzo alla puntata ti viene in mente qualunque episodio di qualche, non so, di Sgarbi che tira qualche sede, qualcosa del genere. Poi ve la racconto. Poi ce la racconto, perfetto. E, oggi parleremo di televisione. La nostra idea è quella di fare un leggero viaggio a partire probabilmente, io direi, dall'avvento delle televisioni private, e affrontare un pochino il tema e affrontare delle curiosità di due ragazzi di 20 anni che potrebbero essere... Sì, adesso non cominciamo a fare le differenze d'età. Non so, perché io ne ho 22 e lui ne ha 21. Sì, io ne ho 24. Certo. Quindi partirei dalla prima domanda. Allora, la nostra prima domanda è... anche un po' esperienza personale, come ti avvicini al mondo della televisione, dei media, della comunicazione? Io? Sì. Sì. Io mi sono avvicinato alla televisione da sempre, perché fin da bambino mi piaceva da matti la televisione e così trovavo che la televisione fosse la cosa, adesso poi dico queste cose che sembrano un po' così di moda anche, ma è vera, trovavo che la televisione fosse molto più interessante di quello che studiavo a scuola. Okay. Soprattutto alle medie, che io ho sofferto molto, le medie, ho sofferto tutta quell'Iliade, quell'Odissea, quelle robe di cui non mi interessava niente, e invece la televisione faceva delle cose molto interessanti. E allora mi piaceva la televisione, anche quando non era di moda parlare di televisione, se ne gli intellettuali la snobbavano, insomma era una roba considerata anche un po' da vecchi, no? A me la televisione piaceva anche perché c'era dentro il calcio, che a me è sempre piaciuto molto, ma c'erano anche tante altre cose che mi piacevano. Quindi per me la televisione è sempre stata una roba presente. Poi come... mi sono avvicinato, diciamo, come dicono in università, qua che si sta dando un tono, scientificamente, prendete questo avverbio, scientificamente, anche lì è stato, come dire, come spesso succede, un caso, nel senso che ad un certo punto
tutta la mia generazione viene dagli studi sul cinema, insomma, no? La mia generazione è proprio quella che ha cominciato in università le prime cattedre. Io ero uno studente, storia critica del cinema, quindi. Però poi a un certo punto, proprio in università, alcuni studi si sono spostati verso la televisione perché c'era il boom della televisione e la televisione era diventata quella che alcuni definivano un'emergenza educativa, no? Si diceva troppa televisione, i giovani consumano troppo televisione. Allora molte cattedre, molte discipline di comunicazione di massa si sono concentrate sulla televisione e lì per me è stato, mi sono buttato a pesce, no? Perché era proprio quello che mi piaceva, però insomma, lì è cominciata. Poi come sono entrato in televisione magari lo raccontiamo dopo. Sì, anche questo è interessante. Anche questo è interessante. Quindi non c'è stato un passaggio dal cinema, dalla passione per il cinema, o è stato proprio direttamente dalla televisione? No, beh, la passione per il cinema per fortuna è rimasta, nel senso che sono riuscito a conservare una parte di tempo. Non me lo fanno mai insegnare, ecco, questo perché tutti poi a volte dice vieni in questa scuola di cinema a insegnare e cosa insegno? No, devi insegnare televisione, no? Cosa vengo a fare? No, però da così a livello come dire, di scrittura sono riuscito a conservare qualche spazio, poi per fortuna c'è ad Alessandria anche mi coinvolgono anche per il cinema, è uno dei pochi posti dove mi coinvolgono ancora per il cinema, però il cinema però è stato il modello di analisi, il modello di studio viene dal cinema, insomma, anche gli studi sulla televisione, gli studi sul linguaggio televisivo, poi alla fine fanno riferimento a quei 4-5 grandi studiosi di cinema degli anni 60. È sempre... poi è chiaro, la televisione ha offerto una grande quantità di materiali da studiare, pensa alle serie oggi, no? Che cos'è? Quante persone vincono le cattedre facendo studi sulle serie, quindi no, va benissimo. E hai dei ricordi che ti legano appunto al tuo approccio alla televisione, che ne so, partite viste in televisione, film iconiche? Iconiche, dunque, dal punto di vista personale, iconici sono i mondiali di calcio di Svezia del 58, avevo 10 anni, così avete visto, fate il conto dell'età. Ho preso tempo. Avevo 10 anni e c'era questa roba straordinaria che chi viveva in provincia come me, vedeva il calcio, vedeva qualcosa in televisione, però capisci, a un certo punto ti vedi questi mondiali dove gioca Pelé, no? Vedi il mondo che hai sempre, di cui hai sempre letto qualcosa sui giornali, lo vedi in questo dal punto di vista personale, sì, ecco. Certo. Poi dal punto di vista invece dello studio, ci sono stati dei momenti, diciamo, insomma, il momento decisivo è stato l'avvento della neotelevisione, quando arriva la neotelevisione e allora ci si mette decisamente a studiare che cosa sta accadendo. C'è un libro, adesso a me non piace fare il professore anche fuori dall'università, però c'è un libro che è dell'88, che si titola, un titolo strano, perché il direttore di quella ricerca, che era il mio maestro, comunque era un uomo che mi ha insegnato la maggior parte delle cose che so, che si chiamava Gianfranco Bettettini, amava i titoli un po' astrusi nei suoi libri, si chiama Lo specchio sporco della televisione. Ed era un volumone, se l'avete mai visto, di una ricerca della Fondazione Agnelli. Fondazione Agnelli finanziava all'epoca, ad oggi non so cosa finanzia, oggi finanzia soprattutto studi sull'educazione, ma all'epoca finanziava molti studi sui media, ne ha fatti tre consecutivi, tre grandi studi sui media, e quello era lo specchio sporco della televisione in cui si analizzavano due fenomeni di trasformazione della televisione, come la televisione trasformava la divulgazione scientifica e come trasformava la rappresentazione dello sport. Ovviamente io, non essendo bravo in scienze, mi ero dedicato all'analisi dello sport. Quello è stato un momento determinante, perché insomma, è un libro che ancora esiste se qualcuno lo vuole vedere, ma cioè, era il segno, cioè, che proprio l'attenzione
dell'università, degli studi, andava sulla grande trasformazione televisiva. D'altra parte non si può, specialmente ad Alessandria, parlare di queste cose senza citare Umberto Eco, se no ad Alessandria ti cacciano via, no? E Umberto Eco aveva coniato il termine neotelevisione, l'aveva scritto lui sull'Espresso, sulla bustina di Minerva, no? No, non su un grande trattato scientifico, però neotelevisione voleva dire che stava cambiando la natura della televisione. E qual era la critica che si muoveva rispetto all'influenza che i media, la comunicazione dava allo sport? Eh beh, la critica era quella che poi, insomma, che era quella della sostituzione, cioè il fatto che in realtà non lo sport stava, e anche molte altre cose, non solo lo sport. Cioè, l'idea era quella di Eco della neotelevisione, e anche quella poi che hanno cavalcato anche i grandi studiosi francesi come Viridiot, come Baudrillard. No, che in realtà quella del delitto perfetto, la televisione stava uccidendo la realtà e si sostituiva alla realtà, era la televisione la vera realtà e tutte le altre cose erano in funzione della televisione. Se un famoso paradosso, se un albero cade in una foresta ma la televisione non lo riprende, è caduto veramente, certo. Ecco, pensate poi cosa è successo con la politica, quindi si fa presto a capire che cosa vuol dire la sostituzione. Ma invece, rimanendo un secondo in tema sport, secondo te quanto, facendo anche un salto avanti temporale, quanto negli ultimi anni la televisione ha cambiato, per esempio, il calcio? Beh, moltissimo, ha cambiato il calcio moltissimo, perché ha cambiato, facciamo l'esempio più banale, ha cambiato gli orari delle partite. Cioè, oggi, secondo voi, che senso ha di giocare una partita alle 12:30? Volete che ve lo spieghi? Si gioca alle 12:30 perché quella partita lì, le 12:30 corrispondono alle 20:30 o 21:30 in Giappone e nel sud-est asiatico, dove a quanto pare amano vedere le partite del campionato italiano. E quindi ha cambiato gli orari, ha cambiato le regole. Altri sport ha cambiato le regole in maniera clamorosa, ma anche del calcio non esistevano i calci di rigore alla fine di una partita. Io appartengo a una generazione che ha visto ripetere la finale di Coppa dei Campioni perché era finita in parità dopo i supplementari. Se volete poi vi dico anche qual era la partita. Tutte le sostituzioni, poi c'è stato il Covid, le maglie, le sponsorizzazioni, tutto è cambiato. Ma perché l'economia si è infilata in modo potentissimo all'interno soprattutto del calcio, che in Italia certo, l'economia. I diritti televisivi sono la fonte primaria di sostentamento delle società calcistiche. Senza i diritti televisivi non esisterebbe più nulla, non esisterebbe neanche l'Alessandria, no? Comunque non esiste. Che non esiste neanche più, dice qualcuno. Esatto. No, nel senso che anche le società minori godono di quelle briciole di diritti televisivi che però gli servono per sopravvivere, per non parlare poi. Poi naturalmente c'è il grande tema del VAR, che non è un tema, è un tema filosofico quello del VAR, perché si affida a una tecnologia. La definizione della verità mi sembra che non sia un giochino soltanto per, cioè, cosa succede? Succede che non è l'occhio umano che stabilisce un fatto, un dato, ma è la tecnologia televisiva. Beh, stanno un po' mettendo in discussione anche il VAR adesso. Sì, stanno mettendo in discussione l'uso del VAR, ma che l'occhio, d'altra parte, pensa all'occhio di falco negli altri sport. Cioè, noi affidiamo alla tecnologia il compito di dirci ciò che è vero e ciò che non è vero. Che, ripeto, non è un giochino così per appassionati di calcio, vuol dire che filosoficamente l'idea di conoscenza è un'idea affidata ad una tecnologia. Assolutamente. Io farei un altro salto e un'altra domanda che è abbastanza centrale per quanto riguarda la nostra chiacchierata di oggi è la seguente, ovvero quanto ha impattato l'avvento delle televisioni private nel palinsesto nazionale? Non so se è chiara la domanda. L'avvento, mi riferisco all'avvento di Berlusconi, di quando è arrivata Fininvest, di quanto a livello sociale, quanto ha impattato? Moltissimo, moltissimo, moltissimo. Moltissimo, perché ha creato un immaginario completamente diverso, in fondo per tutto il lungo periodo con tanti momenti diversi, ma era rimasta un'idea, diciamo, la fedeltà a un'idea di televisione fino all'avvento, diciamo, di Berlusconi. Cioè l'idea che la televisione dovesse raccontare la realtà, cercare di fornire delle conoscenze, la famosa metafora della finestra aperta sul mondo, no?
E poi a un certo punto invece cambia tutto questo. L'idea è che la televisione deve costruire un immaginario, stimolare dei comportamenti, soprattutto dei comportamenti di consumo, è un ribaltamento totale. Lì però la storia è una storia strana, perché l'impatto, come lo chiami tu, avviene soprattutto inizialmente da parte delle TV locali. No, c'è un momento tra il 74 e il 76, insomma, il post-riforma del servizio pubblico e la sentenza della Corte Costituzionale che liberalizza l'etere, in cui sembra che il tema sia quella della diffusione, no? della presenza di emittenti locali sul territorio. E poi però non è quello che succede, cioè succede anche quello, però quello è minoritario rispetto invece alla concentrazione prima in due, tre poli, poi in un polo solo, che è quello Fininvest, di tutta quell'area lì, che lascia le briciole a quelli che avevano iniziato il grande impatto, poi diventa, si sbriciola e arriva invece qualcuno che mette tutto insieme, quello che può, tutto quello che può, comprese le concorrenze, e fa un grande polo che fa un tipo di televisione completamente diverso, con dei presupposti completamente diversi, in cui l'obiettivo finale, ma è un obiettivo legittimo, l'obiettivo finale però è quello di produrre dei consumi, di vendere gli spazi pubblicitari, insomma, questo è il meccanismo. Si è creato una ruota a favore degli finanziatori probabilmente. Sì, ma quello lì c'è anche un altro problema che viene spiegato bene da alcuni studiosi. In realtà c'era un grande bisogno di pubblicità, cioè c'era una grande quantità di aziende grandi e straniere, medie, medio-piccole anche, che avevano bisogno di farsi conoscere, anche perché c'era stato un certo sviluppo economico in quegli anni, un sviluppo economico diverso da quello dal boom degli anni 60, uno sviluppo economico che aveva privilegiato alcune aree, un po' a macchia di leopardo in Italia, e aziende, non le grandi aziende della grande industria, ma le aziende medie. Io le ho chiamate gli Aiazzone. Vi ricordate Aiazzone? Qualcuno si ricorda? Qualcuno se lo ricorda. Qualcuno se lo ricorda. Aiazzone era un mobiliere biellese che aveva degli spot straordinari, che avevano avuto un successo straordinario. Ecco, no, non era la Fiat, ecco, non era la Coca-Cola, era un'azienda media italiana, finita poi malamente, no? Che però aveva un'immagine pubblicitaria sgargiante. Ecco, io dicevo, quella era stata la vittoria degli Aiazzone. E a livello pubblicitario c'è uno spot pubblicitario che tu ti ricordi, che diciamo, è stato iconico di quegli anni? Beh, sai, di quegli anni si fa presto a citare il Mulino Bianco, perché il Mulino Bianco ha dentro tutto, no? Ha dentro questo mondo ideale, il Mulino Bianco non esiste, no? Il tutto per fare che cosa? Perché l'immagine, il Mulino Bianco è di Barilla. Ma tu non potevi fare un biscotto col nome Barilla, perché Barilla era una pasta e quindi era un prodotto meno pregiato, meno prezioso, più quotidiano. Dovevi creare l'immagine di un biscotto, cioè qualcosa che tu mangi non per sfamarti, no? Ma che ti evoca invece tutta un certo mondo, no? Compreso il mondo diciamo ecologico, no? Il mondo dei buoni sapori, della vita sana, dell'aria pura, dei buoni sentimenti. Ecco, questo era. Perché quello lo dice Seghelà, che era il grande teorico della pubblicità di quegli anni. Il prodotto non è una cosa da consumare, il prodotto è una star. Tu devi vestirlo come una star. No? E quindi sicuramente se penso al Mulino Bianco. Poi ce ne sono tanti altri in quegli anni. Sicuramente l'icona, come si dice oggi, è il Mulino Bianco. Ma in quegli anni lì tu lavoravi in campo televisivo? Guarda, io in quegli anni lì ero nel cuore, come si dice, nel cuore dell'uragano, perché io insegnavo, ecco lì ce l'ho fatta, insegnavo storia del cinema all'Istituto Europeo di Design di Milano nel settore pubblicità. E quindi ero proprio accanto ai pubblicitari, e quegli anni lì erano gli anni 80, no?
fine 80 io ho cominciato, ma fuori dall'Istituto Europeo di Design c'erano le code di studenti che volevano iscriversi, siccome il numero era un numero chiuso, potevano fare 30 classi di 30, però si poteva arrivare a 3 corsi, quindi 90, molti restavano, ma da tutta Europa veniva gente. Tra l'altro devo dire, sono stati anni in cui mi sono divertito anche molto in quel mondo lì, però ero a contatto con la pubblicità. Ma infatti la mia curiosità, la mia idea però era un'idea nobile, siccome qui siamo in un mondo molto cinefilo, adesso non vorrei fare la figura del cafone, non fatemi fare la parte del cafone. Io la mia idea era che insegnavo storia del cinema in modo che i pubblicitari avessero dei modelli alti. A qualcuno ancora lo vedo, mi dice: ah, ho imparato, ne ho incontrato uno un giorno all'aeroporto di Stoccolma. Tornato a Stoccolma, dice: ah, lei è stato, non lo riconoscevo più, lei è stato mio professore di storia del cinema, mi ha insegnato tutte queste cose. E gli spiegavo la grandezza di Buñuel, di Hitchcock, in modo che, secondo me, i pubblicitari, invece che fare degli spot banali, prendessero spunto dai grandi registi. Ma dall'interno che aria si respirava in quegli anni? Cioè, adesso abbiamo parlato a posteriori di tutto ciò che è successo, di quanto anche Fininvest, la televisione privata, abbia influenzato anche il futuro della televisione, ma in quegli anni lì? Allora, in quegli anni si vivevano due atmosfere. Una era l'atmosfera eccitata del mondo televisivo pubblicitario e anche dell'innovazione. Io ricordo che ogni tanto prendevo anche lì a scuola degli esempi televisivi per fare delle analisi dell'inserzione pubblicitaria. Un programma che ricordo proprio, voi non vi ricordate nulla, ma che era questa roba. Due erano, uno era il drive-in, questo vi ha detto qualcosa magari, e l'altro era Emilio, sempre un programma di Antonio Ricci. C'è del brusio in sala. E c'era questa eccitazione, sembrava tutto un drive-in, ecco. E dall'altra c'era la preoccupazione, diciamo, della parte del mondo che non apprezzava questa svolta, ed era una parte, si è andati a un referendum, si è andati a un referendum in Italia sulla pubblicità. Si è andato a un referendum per abolire la pubblicità all'interno dei film, non si interrompe un'emozione, era lo slogan di chi aveva voluto il referendum. Quindi c'era un mondo eccitato, vivace, contento, che faceva anche molti utili, intendiamo, e un mondo preoccupato, tutti gli insegnanti. Io ricordo che mi chiamò un professore bravissimo di psicologia, dicendo di fare un'indagine. Vi ricordate, voi non siete troppo giovani, non avete vissuto quest'epoca assolutamente, ma qualcuno qui sì. Qualcuno sì. Tutti giovani qua. No, c'era una. Si diceva che i bambini non avevano più creatività perché guardavano troppa televisione. Come adesso si dice che non hanno più creatività perché fanno troppi social. Ma io appartengo a una generazione, addirittura quando andavo alle elementari, che ci dicevano che guardavamo troppi western. Troppi film. Istigazione l'idea della nocività dei media è un'idea. Avete presente Radio Days di Woody Allen, sì, quando il rabbino sgrida il ragazzino che ha rubato dei soldi per comprare l'anello segreto del vendicatore mascherato, perché sente il vendicatore mascherato alla radio, e allora ruba dei soldi, no? e lo porta dal rabbino. Il rabbino dice: ma cosa fate a sto bambino? Sente troppa radio, non può andare bene così. È successo anche alla televisione in quegli anni. C'era tutta una parte del paese convinta della nocività educativa, della nocività cognitiva della televisione. Quindi era un mondo. Ma come spesso succede, adesso è un po' sui social, no? questa contrapposizione. Ai social poi ci arriviamo. Ma c'è stata una contrapposizione forte sulla nocività della televisione, mentre dall'altra parte c'era un mondo che se la godeva benissimo questa televisione. E in questa televisione in via di sviluppo arrivavano dei format dall'estero che poi sono stati inseriti nei palinsesti italiani o viceversa? No, in quegli anni più che dei format arrivava della fiction. C'è stata un'invasione enorme di generi di fiction sconosciuti agli italiani. Gli italiani avevano una conoscenza della fiction legata a quella della Rai. La fiction è una cosa molto importante, perché è uno degli elementi fondamentali nella costruzione dell'immaginario, quindi nella costruzione dei desideri, delle ambizioni, dei valori, come si diceva.
Allora, a un certo punto la fiction italiana era una fiction anche molto nobile, di derivazione teatrale e un po' cinematografica. Ad un certo punto l'Italia è invasa da cose che gli italiani non conoscevano. Le soap, le telenovelas al mattino. No, si diceva, cioè, tu andavi in una casa dove c'era una portineria e guarda cosa faceva la portinaia, guardava telenovelas al mattino. Quindi un cambiamento totale del rapporto con l'immaginario. Intanto la fiction, tempi della Rai monopolista, la fiction c'era solo la sera e solo alcune sere, la domenica, il martedì. 24 ore su 18 ore su 24 fiction a manetta, come si dice, con dei formati sconosciuti, delle ambientazioni sconosciute, le saghe, Dallas, Dynasty, tutto quello che è arrivato. Quindi più che formati che sono arrivati dopo, formati che arrivano dopo, diciamo, col grande boom di Endemol, okay. No? Quello che cambia il panorama televisivo è la fiction. Ho capito. E quindi immagino che anche le fiction dall'estero abbiano in qualche modo ispirato anche delle fiction italiane che poi, cioè, facevano girare sicuramente, sì, l'economia nella, sì, televisione. Dall'estero, dall'America, perché in realtà c'è un punto, non è che arrivino fiction dalla Scandinavia. Dagli Stati Uniti. È tutto Hollywood. Arrivano e allora c'è un episodio che tutti hanno dimenticato, ma che qualcuno cinefilo qui lo deve sapere, chi studia. Siccome i registi italiani cominciano a dire, ma perché questi ci fanno queste cose e noi non siamo capaci di farlo? Allora chiamano un vecchio regista, Dino Risi, un regista che era stato un grande regista, e gli dicono, fai una saga sul tipo di Dallas. E lui fa un prodotto molto, molto interessante, di cui nessuno ricorda più nulla, che si chiama E la vita continua, la storia di una grande famiglia lombarda. E però non piace, cioè, perché tutti vogliono vedere i pozzi di petrolio nelle fiction, non è che gli interessa Dallas, no? Qualcosa di più lontano dal... Interessa vedere il mondo americano. Okay. Una finestra sul mondo. Sì, sì, sì. No, io volevo fare un collegamento. Prima tu parlavi, sì, del discorso delle persone che si lamentavano riguardanti i danni che provocava la televisione, ma... Dopo diciamo queste proteste, insomma, c'è stato uno studio, qualcosa che ha effettivamente confermato o smentito, tipo Alessandro, confermato o ribaltato questo tipo di asserzioni? No, di qualcosa di che io sappia, che ecco. Certo, ma le generazioni sono sempre cambiate sulla base di quello che certo. C'è stata la generazione che tutta la produzione mediatica è sempre stata sottoposta a questa accusa, no? Di formare delle menti e dei comportamenti. Pensate ai fumetti, che oggi sono considerati una cosa molto nobile, no? E anche i fumetti venivano accusati, appunto, di impoverire il linguaggio. Allora, poi in realtà è chiaro che i ragazzi, i giovani, i bambini anche, perché è cambiato questo, che lo raccontava Fiorello uno di questi giorni. Succedeva questo, per esempio, che sconvolgeva, che i bambini si alzavano e avevano i cartoni animati alle 8 del mattino, cosa che prima non sarebbe mai accaduta. Allora c'era un iperconsumo di televisione. Se vogliamo dire che ha prodotto dei danni, possiamo dirlo, però tutte le cose producono dei danni. Il cinema, secondo alcuni, ha prodotto dei danni all'epoca, no? I social producono un sacco di danni. Magari, secondo me, tra 30 anni diremo: ah, vabbè, in fondo i social non facevano niente di male in confronto a quello che c'è adesso. No? Perché questo allarme c'è sempre. Nella mia vita ho sempre visto questo allarme presente. Sì, è generazionale in relazione poi ai media che ci sono. A proposito dei social. Cioè, i social sono la nuova televisione, secondo te, il nuovo modo di comunicare che prende più gente? I podcast, anche... Podcast meno, i social sì. I social sono molto televisione, nel senso che i social poi vivono di televisione. Rubano, vampirizzano immagini televisive e le frantumano. Però certo, oggi quel tipo di attenzione, di passione, di anche invadenza,
anche di come si dice, di cose di cui non si può fare a meno, no? Che un tempo era affidata alla televisione, viene affidato ai social, sì, sì. Non so se sono la nuova televisione. Certo, i social hanno, rispetto alla televisione, questa componente che hanno la possibilità di partecipazione da parte del destinatario che la televisione non aveva. Quindi hanno questa marcia in più, perché ti dico, non solo ti fanno vedere una cosa, ma ti consentono di dire la tua, di intervenire, di trasformarla, di partecipare al circuito comunicativo, che è una goduria, no? Perché pensa, tu vedevi la televisione, ti piaceva o non ti piaceva, ne parlavi con i tuoi amici, però non andavi più in là. Adesso puoi invece intervenire, partecipare, mettere un like, non mettere un like, dire che mi fa schifo, ti senti molto più protagonista. Secondo me ci sono anche, soprattutto negli ultimi anni, intere produzioni proprio, quasi paragonabili a quelle televisive, che targettizzano il proprio pubblico, e magari ci sono content creator adulti che fanno prodotti per bambini, cosa che magari in televisione si fa da 30 anni, ma sui social non si fa da così tanto tempo. Oppure ci sono pagine intere che hanno un palinsesto settimanale che copre tutto il panorama sportivo, per esempio, paragonabile secondo me a determinati canali sui quali una volta, o anche adesso, però magari meno guardati dai giovani, ci sono opinionisti, sì, telecronisti. Sì, sì, ma questo, che i social tendano a sostituire la dinamica televisiva, sono convinto, fermo restando che poi la televisione resta. Esatto, ecco, infatti questa era l'altra domanda, perché se è vero che i social hanno, diciamo, un pochino succhiato il sangue della televisione, è anche vero che però la domanda che poi uno si fa è: ma la televisione morirà? Secondo me no. Intanto in Italia c'è una composizione della popolazione tale per cui prima che muoia la televisione ce ne vuole, perché c'è una quantità di pubblico anziano, tra cui io, no? Di over diciamo, cosa siamo, over 70, via. Okay. Di over 70, molto consistente, legata alle sue abitudini, quindi questo è già un dato che... Poi la televisione comunque ha degli appuntamenti nei quali è protagonista, perché possiamo anche scherzare, ma Sanremo è Sanremo, come Sanremo. Dice qualcuno, no? Sanremo è Sanremo, certo. E non solo Sanremo, cioè, sai, se scoppia una guerra, purtroppo è successo spesso, poi tu per sapere come vanno le cose guardi la televisione, ti fidi soprattutto della televisione, fai male ma ti fidi della televisione, quindi insomma, certe funzioni secondo me la televisione continua a svolgerle. E poi anche secondo me succede che insomma, ci sono nuovi modi di fruire la televisione, tutta l'area delle piattaforme, le quali però, sai, io sto osservando con una certa curiosità, molte piattaforme si stanno generalizzando, cioè stanno diventando piattaforme che usano dei meccanismi di proposta, di palinsestualizzazione, che sono non dico generalista, comunque molto televisivo. Perché fai male a fidarti della televisione? Perché io in questo momento ho visto cose, qui lo dico e qui non lo nego, ma poi potete, cioè, la trattazione delle guerre da parte della televisione è stata banalissima. Ma non solo nella versione talk, dove si sono create le due fazioni, perché le partite di calcio, il talk ha bisogno di questa forma biscardiana di conflitto. Ma poi io ho trovato anche l'informazione vera, per dire, insomma, i telegiornali, ho trovato tutto trattato in maniera, come dire, molto retorica, ecco, non voglio dire, in maniera soprattutto retorica, con scarsissima profondità e con scarsissima voglia di andare veramente a vedere cose che sono complesse. È successo che la televisione non ha mostrato la capacità di affrontare i temi complessi come una guerra. Un tempo era più efficace questo tipo di narrazione? È sempre stato molto difficile. Chiaro. Sempre stato molto difficile, però forse un tempo, guardando al passato,
si dice adesso in questi giorni, anche in seguito a un lutto, c'erano dei grandi inviati di guerra, no? Oggi insomma, ho visto, è nato qualche tentativo di andare sul campo, però sempre con questo scudo della retorica che secondo me non so, le guerre sono cose difficili, certo. anche perché parte la propaganda, però mi sembra che si possa dire che in questa occasione la televisione non è riuscita ad andare in là, al di là di questo. Ok. Io tornerei un attimo indietro. Sul Caffoni. Sul Caffone. Sul Caffone. Ti è venuto in mente qualcosa? Ma no, vabbè, allora, se volete sapere una volta che ho mandato a quel paese. Allora, è in pubblico, perché qui non lo facciamo con gli amici, vabbè, con le fidanzate. che lo facciamo. C'è stato lo sgarbi di turno. No, c'è stato un episodio molto divertente, lo potete trovare sui social. Allora, viene a TV Talk, io faccio questo, certo, programma, viene certo. Del Debbio, adesso okay. Abbiamo fatto pace, premetto che abbiamo fatto pace con Del Debbio e devo anche dire che ha fatto la prima mossa lui, quindi il Caffone sono io. Allora viene Del Debbio, voi andate a cercarlo, vi divertite, viene Del Debbio e dice, e io dico, era quando lui faceva le piazze, no? andava tra la gente. Io dico che secondo me quella rappresentazione è una rappresentazione un po' finta, è un po' recitata, nel senso che le persone, ma anche qui, sappiamo che abbiamo una telecamera di fronte e inevitabilmente ci comportiamo sapendo di avere una telecamera di fronte, certo. Non ci mettiamo le dita nel naso, non facciamo tutte le cose, no? Adesso parte la battuta. Giacomo lo fa. Io ogni tanto lo faccio, però ma non mi scappa. No, purtroppo sì, ma... Allora, ci comportiamo sapendo che siamo in pubblico e siamo, come dire, ripresi da... E io dicevo che quelle cose lì, quelli che gridavano, via gli zingari, Zingaro, vai via, no, mai occupato la casa, cioè, che c'era sotto una recita. Lui si incacchia da morire e dice, ma lei chi è? Il mago di Arcella, non so, c'era un mago. Chi crede di essere il mago? Come fa a sapere che questi sono finti? Dico, io non dico che sono finti, dico che c'è una tendenza. Vabbè, ci scazziamo un po'. La settimana dopo, no? Striscia la notizia, cioè l'emittente per cui lavora lui, lo sgama e fa vedere che lui aveva pagato. Allora, io dico, allora adesso mi vendi. Mi chiedeva sinceramente se fossi un mago, forse. E difatti ho fatto la sceneggiata. Ho fatto la sceneggiata in video. Perché ricordate quel film di Abatantuono, cui lui dice, sono mago, era un film con Celentano, i miei filmetti, il mago di Segrata, c'è cioè il mago di... io dice, sono mago. Grande hotel eccesso, grande hotel eccesso. E son mago, perché avevo azzeccato anch'io. E lì c'è stato un po'... ma se voi andate sui famigerati social lo trovate. E qualcun altro poi ha avuto paura delle sue premonizioni? O... ha avuto paura delle mie premonizioni? No, delle mie premonizioni no. Vi posso raccontare? No, vabbè, un aneddoto divertente è questo, che... purtroppo riguarda una persona che non c'è più, perché noi a TV Talk adesso siamo diventati un po' più morbidi, insomma, no? Però all'inizio eravamo birichini, insomma, facevamo un po' le pulci. Allora, una volta succede questo, vengono ospiti Franco Di Mare, un grande uomo di televisione, accompagnato da Elisa Isoardi, okay. Possiamo fare questi nomi, sì, accompagnato da Elisa Isoardi. E voi sapete che in Corso Sempione ci sono ancora i vecchi camerini, cioè i camerini vecchi hanno delle pareti, però sopra sono vuoti, no? Quindi tu senti quello che dicono del camerino accanto, perché non è isolato, insomma.
Allora io ero nel camerino, e nel camerino accanto c'era Franco Di Mare e Elisa Isolardi, ed Elisa Isolardi aveva veramente paura di venire in trasmissione, diceva: ma questi qui sono cattivi, ma cosa ci fanno a pezzi, no Franco, ma come facciamo? E Franco Di Mare, che era un uomo molto, diceva: Elisa, stai tranquilla, li conosco io, sono delle brave persone, non preoccuparti. Quindi, però da lì è andato poi tutto liscio. Ma perché a TV Talk cosa facevate? TV Talk programma in onda dal? In onda dal 2000, con la formula TV Talk è in onda dal 2005. 2005? Mamma mia, passa. E, 19 anni. Ma la fondazione risale al 2001. Ok. Col marchio Il Grande Talk. Prodotto da TV 2000, la TV della Conferenza Episcopale, e venduto alla RAI chiavi in mano per richiesta di Minoli, un altro che di televisione ci capisce. E tu ci sei dalla prima edizione? Ci sono dalla prima edizione, forse questa è l'ultima. Visto che cambia tutto. E beh, sai, all'inizio specialmente, insomma, abbiamo attraversato tante fasi, insomma, in base un po' al tipo di indirizzo che veniva dagli autori, cioè, però all'inizio eravamo, questo lo scrivono anche sui social: non vi guardo più perché siete diventati troppo morbidi, vi piace tutto, mentre una volta eravate cattivi e bisogna essere più cattivi. Probabilmente è vero. È quello che attira il pubblico, probabilmente. Ma i flussi di pubblico non li ho mai capito. No, noi veniamo anche gli ultimi anni che già eravamo morbidi, veniamo da questo meno. Gli anni precedenti dei grandissimi, altissimi ascolti. Io poi convinto che sull'ascolto incidono molti fattori. Non escludo il tempo che c'è fuori, perché quando piove il sabato la gente non esce, l'ascolto sale, insomma, quindi ci sono tantissimi fattori. La pioggia è nemica. Noi tifiamo sempre la pioggia, per la pioggia. È amica. Tifiamo per la pioggia, per la neve addirittura il sabato. Io ho una domanda che secondo me è molto attuale, considerato quello che sta succedendo, che è successo anche recentemente. La libertà d'espressione nella televisione. Dici in questo momento? In questo momento, ma anche se è cambiata, quanto è cambiato il modo di vedere questa cosa? Ma dunque, intanto quello che è cambiato è che per molti anni in televisione, insomma, c'era un autocontrollo. Cioè, negli anni 70 Sgarbi non era concepibile. Nessuno non era nato, forse. Non era nato, ma nessuno aveva la velleità di fare lo Sgarbi, perché si sapeva che se andava in televisione si doveva usare tempo. Si diceva, no, l'aggettivo era democristiano, si doveva essere democristiano, anche quelli che non erano democristiani. Insomma, diciamo che c'era un autocontrollo molto forte, un'educazione, quello che si dice, come erano educati quelli, no? In realtà tutti sapevano che, insomma, ci si doveva comportare anche difendendo le proprie opinioni, anche sono stati casi clamorosi di Dario Fo, non ancora premio Nobel, è stato censurato in maniera proprio censura vera, cioè no, questa cosa non la puoi fare, e lui se ne va per uno sketch a Canzonissima, questo negli anni 60. Poi indubbiamente, a partire dall'avvento della concorrenza, della liberalizzazione, si afferma un nuovo costume anche in televisione, per cui si possono dire le parolacce, si può urlare, si può essere maleducati, e c'è però anche una maggiore libertà, si possono trattare temi che la televisione del passato non consentiva assolutamente. Ci sono degli aneddoti meravigliosi sulle parole che non si potevano dire nella televisione, diciamo, delle origini e fino agli anni 70. C'è un carosello, voi sapete cos'è il carosello? Sì. C'è un carosello, avrete sentito parlare del carosello, in cui lo slogan era basta la parola. Basta la parola, era lo slogan del confetto Falqui, che è un lassativo. Ma la parola lassativo non si poteva dire. Non si poteva dire lassativo perché non era elegante, non era educato parlare di questa funzione del corpo, no, in televisione. Per cui un genio aveva inventato uno sketch in cui concludeva dicendo basta la parola, confetto Falqui.
si capisce. Poi ci sono degli altri aneddoti, uno più bello dell'altro. Cioè, voi immaginare quando fu approvata la legge Merlin che aboliva le case chiuse, cioè aboliva la prostituzione organizzata dallo Stato. Insomma. E però prostituzione era una parola che non si poteva dire, e neanche case chiuse. Per cui Ugo Zatterin, un giornalista famoso, dovette dare l'annuncio di questa legge che riguardava la prostituzione e le case chiuse, senza dire la parola prostituzione e senza dire la parola case chiuse. Per cui si arrampicò con tutta una serie di artifici retorici, non si potrà più fare quello che fino a ieri si poteva fare, e non è più permesso quello che fino a ieri. C'è un pezzo che si può vedere, ogni tanto Blob lo manda, no? È un pezzo straordinario. Quindi quella televisione lì, finì ad un certo punto, no? E ci fu, ma anche le radio private hanno contribuito in maniera al cambiamento del linguaggio e degli atteggiamenti. Non si poteva andare in televisione vestiti in un certo modo, bisognava rispettare certi canoni. Questo che anni? Ma fino alla metà degli anni 70. Ok, pre-berlusconismo. Sì. Okay. Poi, oggi, sai, il tema della libertà d'espressione è il tema di chi controlla, no? di chi governa le reti e che cosa consente di fare. Certo, insomma, questi meccanismi secondo me sono meccanismi anche complessi, che non si possono poi quantificare. Insomma, è evidente che Striscia la Notizia o Drive-In o Emilio che citavamo prima, insomma, tutta una serie di programmi che erano fortemente targati Mediaset, quindi Fininvest, quindi con una proprietà molto ben definita, anche una proprietà che tendeva a verificare tutto, però sono stati dei luoghi in cui si è esercitata una certa libertà. E, diciamo così, che la libertà dipende dai padroni, dipende da cosa vuol fare chi ha in mano i media, se vuol lasciare assoluta libertà a chi produce notizie, produce programmi, o se decide di controllare. Oggi, insomma, chiaro, in questi giorni il dibattito è molto acceso. Molto acceso. Sulla libertà. Io ho una domandona, faccio una piccola premessa. Ci sono stati dei programmi, mi viene in mente per esempio Una pezza di Lundini, oppure adesso la Gialappa Show. Sì. Ci sono dei programmi che dal loro prodotto televisivo poi estrapolano estratti, contenuti che vanno poi sul web, quindi Instagram, YouTube, e per esempio Una pezza dei Lundini ha avuto il suo successo grazie a YouTube, quindi se non fosse stato per YouTube non avrebbe avuto quel tipo di... Quindi la mia domanda è questa: le televisioni, diciamo la RAI, nel senso comunque le televisioni di Stato, anche i privati, in futuro spingeranno più per quanto riguarda i mezzi di comunicazione web? Quindi ipotizzo, ci sarà mai, secondo te, una RAI che investe tutto quanto sul web, su delle piattaforme per esempio di streaming o comunque cose analoghe? Direi tutto quanto no, ma qualcosa sì. Ci sarà comunque una maggiore... Certo, sì, sicuro. Ma, sì, poi c'è questa tendenza, cioè, che è una tendenza che... Poi si verifica anche all'interno dei programmi, cioè uno fa dei programmi, continua a fare dei programmi, fa dei programmi che siano spezzettabili, in modo che possano andare subito, no? Come noi. Che siano scomponibili, come voi, che siano scomponibili, che possano andare sul web. Questo è successo con... Sì, sì, ma è anche lecito, è anche figlio di... questa cosa è figlia dei... Sì, a volte questo è un po' forzato. A volte è un po' forzato e produce una frammentazione del programma che non va a beneficio del programma. A volte si vede che l'hanno detto, questo lo facciamo, tanto poi sul web vedono solo questa parte. No? Quindi, questo è dal punto di vista, diciamo, proprio estetico, insomma, della costruzione, della coerenza del prodotto, a volte non è virtuoso, però, sì, però a volte ha degli effetti anche positivi. Certo. Questa cosa per esempio è successa già per quanto riguarda il calcio, nel senso che il calcio è stato quasi completamente tolto Sky, e adesso ci sono le piattaforme. Lì poi c'è appunto l'idea che veramente il calcio viene prodotto perché quello che attrae di più il consumo non è la partita in sé, ma sono gli highlights della partita. Cioè, assolutamente. Quindi, sono gli shorts. Che si vada verso una fruizione frammentaria, questo.
ormai è abbastanza evidente, è in discesa. Anche perché secondo me magari i prossimi addetti ai lavori della RAI, che oggi hanno 15, 16, 20 anni, tra 20 anni magari avranno quel background, beh, un po' cambierà, questo si vede già, insomma, si vede già che i nuovi autori sono, certo, sono autori che hanno una familiarità con i social che sì, è anche abbastanza evidente, sì. Sì, ne parlavamo con, abbiamo avuto ospite un comico che si chiama Filippo Caccamo, che lui, sì, per esempio la domanda che abbiamo posto a lui è: ma tu come fai a differire i contenuti da fare su YouTube e poi su Instagram e poi sui social e poi in teatro? Cioè, e questa cosa è analoga probabilmente televisione, Instagram, cioè, sì, ci sono, sì, delle cose che vanno fatte ad hoc, sì, immagino. Questo però va bene, in sé non è una cosa, no, non è una cosa negativa. Però, cioè, è l'intenzionalità. Se uno le fa con naturalezza, va bene. Se invece si vede che dietro c'è il progettino, no? Certo. Dice questo, questo si vede anche in alcune sceneggiature. Assolutamente. E tu hai una domanda? Ah, io sì, io volevo chiedere cosa ne pensi di Striscia la Notizia. No, perché, ma te lo chiedo poi, più se è una domanda. No, perché vabbè, poi ti spiego. Penso che Striscia la Notizia, sai che... Cosa vuoi? Sono quanti anni? 40. Troppi. No, sei a favore tu di Striscia? È stata una grande invenzione che, vabbè, insomma, c'ha i suoi anni, come si dice, c'ha i suoi anni e un po' li dimostra, però è ancora pimpante. Penso, mm-hmm, che, sai, quando tu entri nel costume, cioè c'è qualcosa che non funziona ad Alessandri, c'è quel marciapiede lì, no, che non funziona, uno inciampa, l'altro inciampa, arriva il quarto che inciampa e dice: domani chiamo Striscia la Notizia. E vuol dire che questo è diventato un pezzo del paese, no? Sì. Poi ecco, visto che vi piacciono gli aneddoti, voi, una cosa che nella vita, come dice, io ne ho viste tante, ne ho viste tante in televisione e fuori, ma sono andato a Striscia la Notizia, ah, e ho visto una cosa che non avrei mai immaginato: il pellegrinaggio dei fan di Striscia la Notizia. Allora, tu, a Striscia la Notizia tu arrivi lì negli studi a Cologno Monzese, però staccati dagli altri, perché sono, che non si devono far beccare, sono una repubblica a parte. Anzi, vi dico, c'è una rivalità. Io, amici, avevo parlato con un'amica, dice: vado a Striscia, cosa vai a fare da quei là? No? Sempre fini queste. C'è Capitan Ventosa che gira. Perché vai da quei là? C'è Brumotti, allora, in via. Vado da quei là e trovo due pullman di persone di una certa età, prevalentemente femminili, che era lo stesso tipo di pubblico che io da bambino vedevo che andava al santuario di Caravaggio, al santuario di Crea, cioè in pellegrinaggio. Questi arrivavano lì in pellegrinaggio e allora poi mettono la loro faccia in un cartone che è il corpo della velina. C'è tutto un rito e questo è impressionante. Quello che mi ha impressionato erano proprio questi pullman, cioè non dei curiosi, dei devoti alla ricerca del gabibbo, dei devoti. Poi il rapporto col gabibbo, io avevo portato i miei studenti per vedere in gita scolastica per vedere il gabibbo, a vedere come si fa a Striscia la Notizia, sì. E questa roba è una delle cose che nella vita mi hanno colpito, vedere questa la devozione nei confronti di Striscia. Bellissimo. Sì, perché mi sembra un modo di comunicare, veicolare le notizie, le informazioni, ma anche toccare un po' la politica, ma anche quello che fa Brumotti, sempre molto sensazionalista. Beh, anche una questione di share, probabilmente. Sì, sì, lui Ricci, però lui Ricci, adesso faccio io Ricci. Ricci ti direbbe questo: noi non siamo, voi sbagliate perché pensate che noi siamo un telegiornale, noi siamo una parodia del telegiornale. Noi siamo soprattutto uno spettacolo comico, e quindi certo siamo sopra le righe perché facciamo la parodia. Se io devo fare la parodia devo alzare un po' i toni, insomma. Sì, se ne può discutere quanto si vuole, ma alla però, fine è questo. Io è, consiglio, certo, a tutti, fate una volta un viaggio, giro o a Striscia la Notizia, a vedere l'arrivo dei pullman. Organizziamo prossima puntata, facciamo il viaggio, facciamo un pellegrinaggio per vedere il pellegrinaggio. Allora, oggi, visto che è la prima puntata con un po' di persone, inviterei Luca, se qualcuno ha una domanda da fare al professore riguardo la televisione, se qualcuno si vuole...
Non è obbligatorio, è che poi si creano queste imbarazzi come a scuola. Mi raccomando, in file ordinate. Sono momenti difficili. Qualcuno vuole fare una domanda, non professore? Calcatevi. Tanto poi tagliamo se fosse questo Pietro momento. Se no proseguiamo... Tema televisione, se no andiamo avanti. Se no andiamo con la nostra rubrica che si chiama Domande di Merda. Quindi vedete voi, scegliete già... Voi. L'aspettativa è bassa, non vi preoccupate. Quindi, siccome le domande di merda loro non l'hanno fatta, facciamo noi. Ci prendiamo... Perché di solito c'è la domanda di merda del pubblico. Sì, sì, sì. C'è sempre quello che alla fine dice, alla fine. Ma io, ma Sgarbi, ma il Gabi, chi c'è dentro il Gabi? Questa roba qua. Non si sa chi c'è dentro il Gabi. Allora, la domanda di merda. Allora, le domande di merda... Ce l'abbiamo? È cambiato il Gabibbo? Come è cambiato il Gabibbo? Cavolo. Sì, perché... Stessa la notizia ne ha di anni. Quindi, ne ha di Gabibbi. Quindi, sì, sì. Quindi è dura... Sai quando vivono i Gabibbi? È dura la continuità del Gabibbo. Certo. Allora... ti chiediamo di prendere una domanda da questo... Perché le domande di merda le avete messe. Le abbiamo preparate. Sì, non avete il coraggio. Le domande di merda le prepariamo, quelle serie no. Ma io però qui... Allora, io premetto come sempre, l'ho scritta a mano io, quindi non si capisce. Se vuole leggo. Tu non hai mai visto la mia calligrafia. Però la tua è tua. Puoi avere una conversazione con un animale? Non mi ricordo. Leggi tu. Poi le stampiamo, Dario. Sì. Puoi avere una conversazione con un animale a tua scelta. Cosa gli chiedi e di cosa parlate? Con un animale? Io non sono un grande animalista, ma se potessi avere una conversazione la farei con un cane, quando i cani si mettono lì così tranquilli, e gli chiederei cosa stai pensando. Ma non lo so, secondo me niente. Perché non devi dire tu cosa pensi. Quando i cani sono lì tranquilli, mi hanno sempre dato come mai. Siccome io sono uno frenetico, non riesco a stare fermo. Questi cani mi hanno sempre dato quest'idea, no? Così di una certa saggezza. Ok. Ma tutti i cani, cioè, se vedi un chihuahua che dorme, ti dà l'idea di saggezza. Secondo me anche dormire da chihuahua non è mica una roba semplice. Non solo il chihuahua che dorme, perché poi se ne ho un occhio aperto è pericoloso secondo me dormire da chihuahua. Comunque non sono uno che ha grandi curiosità nei confronti degli animali. Tu Jack? Io? Ma secondo me che cosa vuoi da me? Non so, è venuto così. Io condivido la cosa del professore, ma io, se siamo d'accordo, ne farei un'altra di domanda. E guarda come mi sono smarcato. Vuoi sbilanciarti sugli animali? Sì, di merda. E insieme regalo come questa è una cosa, una biglia al professore. Una biglia? Una biglia. È una cosa del podcast. Sono stato un grande giocatore di biglie. Ma sai quelle biglie, voi non le avete viste, le biglie che contenevano l'immagine dei ciclisti. Dei ciclisti. È un grande giocatore di biglie e costruttore di piste. Ma tipo al mare o anche... No, al mare, ma anche in città. Anche in città non sul cemento, no? No, appartengo a una generazione che aveva ancora la terra battuta. In ok. Okay. Allora leggo la domanda. Ho avuto tanta terra battuta. Qual è la cosa più strana che hai mangiato? Ti è piaciuta? Allora, adesso vi sorprenderò, però poi non usatela contro di me. Ho mangiato i vermi. Aia. Allora, 1972, Tempio Pausania, io, una compagnia con la mia fidanzata che ho pure sposato, è andata bene nonostante i vermi, ma già mi ha sposato, anche se lei era un po' scettica. Allora andiamo a Tempio Pausania, facciamo questo periplo della Sardegna con le tende, 1972, primi soldi guadagnati. Facciamo prima vacanza con dei soldi guadagnati. Facciamo questo periplo, ci fermiamo a Tempio Pausania, andiamo in un posto bello, all'aperto, e cominciamo a mangiare, a bere abbondantemente. E a un certo punto portano il formaggio con i vermi. Ah, ok. Ma in Sardegna? In Sardegna, okay. Il formaggio con i vermi. E allora poi, un po' bevuti, questi vermi cominciano a uscire dal formaggio, noi con il pane li blocchiamo e li mangiamo.
avevamo bevuto. Avete bloccato lo sterminio. E devo dire, c'era anche la mia fidanzata che era scettica, ma mi ha sposato ugualmente. Allora io sarei curioso, cioè io vorrei parlare con quel verme quando si vede avvicinare il pane, cosa pensa? Ecco, questo sarebbe interessante. Pensa che stronzi questi qua. Con la vene. Con tutto quello che possono mangiare. Bene, bene. Io in chiusura farei vedere il ti è piaciuto questo dei verbi? Bellissimo, bellissimo. Farei vedere il libro del professore che si chiama, adesso poi lo mettiamo anche qua, sì, lo facciamo apparire, che si chiama Quasi Gol, storia sentimentale del calcio in TV, per la grande passione del calcio che, sì, che ti contraddisse. Squadra? Milan. Ci sta. Milan. Cosa ne pensi di questi... nel Milan di come oggi? Sto Milan? Penso che bisogna sbrigarsi a trovare un allenatore. Che è il caso di darsi una mossa e di trovare un allenatore qualche bravo. Preferenza? Qualche preferenza? Allora, come si dice in questi casi, no? Se con la ragione dico Conte, col cuore dico De Zerbi. Ok, belli. De Zerbi. Belli. Diversi, ma belli. Belli diversi. Sì. Rischioso, ma potrebbe essere il nuovo Sacchi. Dicono sì. Ma cresciuto nel Milan, quindi sì, cresciuto nel Milan, ha rescisso un contratto, quindi insomma, bene per De Zerbi. Potremmo iniziare una nuova puntata solo sul calcio. Sul calcio, se interessa, Pirlo in svendita. Pirlo. Offrono un Pirlo in svendita. No, anche secondo me. Pirlo resta alla Samp. Resta alla Samp. Bene, bene. Allora, io direi che siamo in fondo. C'è l'ultima domanda. Di merdissima questa cosa. No, la super merda. No, questa... Tu non imparare le parolacce. Non insegnare le parolacce. No, tu... sì. E la domanda un pochino più seria è... Cosa si sentirebbe di... dare come consiglio a due ragazzi o comunque ai ragazzi di 20 anni oggi, un consiglio. Ma per il lavoro? Sulla per... vita. In generale. Apertissima. Di fare quello che ti piace. Cercare di fare sempre quello che ti piace e posso dirlo, di non dare ascolto agli adulti che ti dicono questa cosa non vale la pena di farla. Sai, io ho insegnato molto nelle scuole di giornalismo e tutti dicevano, io sono venuto qua ma tutti mi hanno detto non fare questa cosa perché non troverai mai lavoro e io l'ho fatta lo stesso perché ho detto hai fatto bene, perché così è una cosa semplice, fare quello che ti piace, che non vuol dire trasgredire, non vuol dire andare in contromano in via Trotti, perché ti piace, vuol dire fare, però davvero cercare di voi credo che voi insomma siate nella fase in cui maneggiate tutte queste cose sperando che queste cose diventino un'attività stabile o comunque redditizia, sì. Ecco, allora fate questo, cioè, poi vabbè, chiaro. magari ma questo lo dico perché io sono un po', nonostante tutto, anche sembro così, ma sono anche uno un po' prudente, un poco coraggioso, se volete, tenendo un piano B pronto, di scorta, per non... uno dice voglio fare il regista, tanto per fare, sì, voglio fare il giornalista d'inchiesta o l'inviato di guerra, voglio fare insomma una cosa che piace a tanti ma che è difficile. Io dico, tu metticela tutta per farla, tieniti un piano B, non umiliante, ma che sai che se la cosa non va... c'hai un piano B e non sei proprio in braghe di tela. Perfetto. Mi sembra saggio. Perfetto. Come consiglio. Troppo saggio, eh. No. Dai vermi a questo, cioè, è stato un bel... Però aspetta, ti erano piaciuti i vermi? Erano buoni. Ma sai, non è che ricordiamo bene, cioè, avevamo c'era del Cannonau, non so che il Cannon, ma ricordiamo bene. Bellissimo. Che cosa fosse. Comunque sono tutti sopravvissuti. Adesso stavo facendo i vermi. I mangiatori. No, i vermi nessuno, i mangiatori tutti. Vi posso dare i telefoni se volete. Beh, poi ce li scambiamo. Va bene. Allora io, se non c'è nessuna domanda pervenuta... Di merda. Tanto peggio dei vermi non ce n'è una, no? Abbiamo una domanda. Abbiamo una domanda. Al 90esimo. Attenzione. Torniamo al 1970. Sì. A quella famosa semifinale Italia-Germania 4-3. Sì. Ieri è morto Snellinger. Sì.
si diceva ai bei tempi, e magari tu che sei un giornalista ne sai di più di me, che Rivera ha giocato quei famosi sei minuti nella finale contro il Brasile perché ha lasciato tirare Snellinger e gli ha lasciato fare gol, e che si è andato poi a fare il quarto gol per poter giocare la finale. Cosa c'era di vero? Nulla. Nulla. Snellinger ha fatto il gol. Non è neanche vera la cosa che qualcuno racconta, che Snellinger si è trovato lì perché stava già andando verso gli spogliatoi. Tutto è male. Lui ha giocato, è andato avanti perché quando perdi 1-0 all'ultimo minuto va avanti anche il portiere, figuriamoci il terzino, no? Quindi, e Rivera ha giocato i sei minuti nella finale semplicemente perché Valcareggi si è impuntato. Valcareggi si è impuntato e non voleva. Tanto più che era sull'1-1, pensava di tirare ancora un po' avanti, e invece poi Pelé l'ha castigato. Niente, nulla di tutte mitologie inventate, tutte cose inventate. Però non ero alla Steca, ero a Vercelli. Non ero a Città del Messico, ero a Vercelli. L'ho vista. No. Chi è che sa? Ma non c'è forse neanche più nessun giornalista di quelli che erano addentro alle cose. C'è ancora Rivera, ecco lui. Ma lui non è di parte, non può rispondere. Vero, c'è ancora Rivera, è quello che più Rivera. Perfetto. Allora noi buona la prima, o la rifacciamo adesso, tutta. Adesso chiudiamo questa e ne rifacciamo un'altra. Adesso facciamo d'altro dove diciamo tutto il contrario di tutto. Benissimo. Allora noi ringraziamo infinitamente il professor. Però la biglia la porto a casa. Certo, il professor Giorgio Simonelli per la gentilissima presenza e tutti gli aneddoti sul Gabibbo che ha raccontato. No, quella del Gabibbo. Quella del Gabibbo è bella. È una roba vera. Ringraziamo Visioni 47 per averci ospitato. Ringraziamo Radio Gold, sì. Quindi Fabrizio, Laddago, Francesco che è qua con noi, e io direi di concludere con un bel applauso per il professore. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.